Sulla questione Ilva si è tanto discusso in questi anni, rimane il fatto che la problematica del grande centro siderurgico tarantino non può essere una problematica legata soltanto alla realtà ionica, ma deve diventare un problema anche di carattere più nazionale e generale. Ma io credo che la questione Ilva è una questione serissima e va affrontata seriamente anche con una delega ad hoc nel prossimo governo, e potrebbe essere anche questa una proposta importante per Taranto. Io non penso che il problema dell'Ilva sia un problema per Taranto. Oggi è un problema, domani deve diventare una grande opportunità. Ci sono paesi europei, noi siamo una lista europeista forte, ci ispiriamo alle grandi rivoluzioni che molte città europee hanno fatto in questo senso, penso ad Amsterdam, penso a Parigi. C'è un'area importante, quella dell'Ilva, che può essere riqualificata e trasformata come uno dei siti più importanti al mondo per quanto riguarda. Io penso che da imprenditore quale sono devo sempre avere diciamo, guardare con positività i problemi, quindi cogliere il lato positivo. Penso che Ilva possa diventare una grande opportunità se riusciamo a tenere insieme, questo sia ben chiaro, il livello occupazionale, che è la cosa più importante in questo territorio, con il diritto alla salute, il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Noi dobbiamo lavorare su questo. Molti anni fa, quasi 10 anni fa, sono venuto a Taranto, ho portato europarlamentari che facevano parte della Commissione europea per la questione tarantina dell'Ilva, volevano guardare e visionare il sito. E abbiamo dato un allarme già 10 anni fa su quello che stava accadendo. Mi ricordo che insieme al sindaco Stefano siamo stati qui a Taranto, abbiamo visitato l'Ilva, abbiamo fatto anche delle proposte che poi sono, diciamo, andate nel dimenticatoio, e poi il tempo ci ha dato ragione. Oggi dobbiamo riprendere Taranto e farla sviluppare anche da questo punto di vista. Basta chiacchiere, basta slogan, bisogna mettersi a lavorare. Il 25 settembre ai collegi di Altamura Taranto e Brindisi Lecce vota Cosimo Carriero, candidato alla Camera dei Deputati con più Europa.